Ciao ragazze, bentornate o benvenute sul mio canale. Oggi insieme andiamo a fare una full face quasi completa con i prodotti di Barry M che ho acquistato su Lookfantastic. Se non avete visto il video haul di questi prodotti più tanti altri, ve lo lascio in info box o nelle schede informative, in modo che potete andare a vedere anche qualche spoiler dei prossimi brand che andremo a utilizzare. Iniziamo subito. Non ho un primer di Barry M, quindi vado ad applicare il primo primer che trovo, quello di Elf. Quindi iniziamo subito. Mi raccomando ragazze, mentre stendo il primer vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciare un like per questo video e vi aspetto sulla mia pagina Instagram. Mi raccomando ragazze, andate a seguirmi su Instagram e fatemi sapere cosa ne pensate dei miei look. Ok, il primer è steso, iniziamo, sto aprendo con voi i prodotti. Spero di non aver cannato le colorazioni perché il concealer mi sembra un po' chiaro e spero che il correttore... Ecco, il fondo è un po' aranciato. Sapete che odio profondamente i fondotinta in stick, però c'era solo in stick. Quindi spero che questo sia il fondotinta in stick che mi farà cambiare idea sui fondotinta in stick, ok? È abbastanza cannato il colore. Mamma mia, com'è cannato, sono... un indiano? Ok. Ma è scurissimo, ragazze. Ho preso la tonalità 5 Almond, mi sto trasformando in un qualcosa di arancione. Posso dirvi che non è male. C'era il 3x2, forse rientra nel Barry M, nel settore promozionale con il codice sconto che vi lascio qui, LAUQ-R2 mi pare che sia, dopo lo controllo, ve lo scrivo comunque correttamente qui accanto, e con 30 euro di spesa, se siete nuovi iscritti o vi registrate con una nuova mail, potete avere 10 euro di sconto, quindi su 30 euro di prodotti, per dire Barry M, adesso non so se Barry M rientra, dovete poi controllare nel sito, pagate solo 20 euro. I prodotti costano poco, sono abbastanza economici, il fondo adesso non ricordo perfettamente, però più o meno vanno dalle 5 euro alle 10, non di più, e ho voluto provare questo brand, non so voi l'avete provato, se l'avete provato fatemelo sapere nei commenti, intanto io sto cercando di aprire il correttore che è chiarissimo. Cioè i miei video ormai sono diventati comici per tutti i colori che canno, perché io ho preso il numero 2, si chiama Hot Mill, il correttore è questo, si chiama All Night Long Full Coverage Concealer, quindi dovrebbe avere un'alta coprenza, il pennellino è molto piccolo, lo vado a stendere un po', già la texture mi piace devo dire, guardate quanto è chiaro, però dobbiamo andare a schiarire la mia faccia. Scusate i rumori, c'è mio figlio che sta spostando mezza casa di sotto col papà. Così. Andiamo a stendere innanzitutto questa cosina qui. Mi piace. Mi piace. Traslochi in casa mia, cioè se non c'è il cane che abbaia fuori, c'è qualcuno che sposta qualcosa, insomma i miei video sono sempre abbastanza rumorosi, scusatemi. Vediamo se mettendo magari una musichina sotto si sente meno. Allora vado a schiarire, adesso ne metto ancora un pochino, mi piace sottile, molto sottile qua. Vado a schiarire ancora un po' la zona, dentro ce ne sono 5 ml, il pennellino è molto piccolo quindi anche abbastanza di precisione, non è quei pennelloni stragiganti. Vado a schiarire un po' qua tutta la zona centrale del viso perché abbiamo cannato il fondo, quindi dobbiamo recuperare. Ragazze, questo correttore mi piace un sacco.
costa sotto le 5 euro, se non mi sbaglio, 4 euro e qualcosa. Mi piace tantissimo. Guardate che bella luce che dà. Ok, non ho setting e non ho contour, quindi vado a settare con una cipria qualsiasi, faccio un po' di contour e ci vediamo con la ciccia. Eccomi tornata ragazze, ho applicato un po' di correttore come base ombretti, vedete già gli swatches. La palette è questa, Wildlife, la adoro, cioè nel senso mi ha colpito tantissimo. E le colorazioni sono queste, al suo specchietto e all'interno troviamo 9 colorazioni sul rame, sull'aranciato e sul verde ottaneo. Gli swatches sono questi, cioè appunto questo è un full glitter, poi abbiamo le due tonalità, una più chiara e una più scura sul verde, abbiamo un po' di marroni e un po' di arancioni. Adesso andremo a creare due look, perché penso che vi piaccia di più l'idea di fare due look, anche per andare a vedere un po' una palette come si può usare al meglio. E quindi iniziamo subito dal primo occhio. Parto con questa tonalità, questo arancione, e vado nella zona di transizione. Bellissimo. Lo picchietto e poi lo sfumo. Abbondate come se non ci fosse un domani. Proprio lo vado a picchiettare. Non avevo mai provato questo brand. Mi ha incuriosito, ne ho approfittato su Look Fantastic. Ho detto, ma prendo, quando ho visto queste due palette che erano uscite, questa è un'altra, però l'altra era sold out, però aveva colori un po' meno fruibili, diciamo, durante il giorno, anche se vabbè, io adesso faccio look un po', magari un po' più esagerati, giusto per farvi vedere anche bene la scrivenza, poi si possono mettere in maniera più soft. Andiamo a sfumarlo un po' verso l'alto. Non ho idea di quello che sto facendo, quindi come sempre. Però questo arancio mi piace tantissimo, cioè un colore aragosta. Prendo una punta di questo marrone e lo vado a scaricare, lo metto nella parte bassa. Scaricare mica tanto. La scrivenza del marrone non mi fa impazzire. A questo punto, con un pennellino più fino, prendo il marrone scuro e lo porto all'inizio e alla fine della palpebra inferiore. Pochissimo fallout. Così. A questo punto vado a prendere il glitter col dito e lo applico proprio al centro della palpebra. Bellissimo, guardate, questo glitter è favoloso. Vediamo con un pennellino, anche se non credo che rimanga, vorrei essere un po' più precisa. Sì, vado allora fino all'interno, cambiato idea. Andiamo a fare una finta cut crease, una sorta di cut crease con il glitter. Ovviamente il glitter fa un po' di fallout, lo sapevo, però
Ora vado a prendere questa tonalità chiarissima e la porto sotto l'arcata sopraccigliare. E nell'angolo interno. Questa è luminosa e perlata. Ok. Palpebra inferiore vado a mettere il marrone scuro. A questo punto ho preso questo eyeliner, sempre della Barry M Water Resistant, voglio vedere se scrive anche sul glitter, quindi vado a fare una riga di eyeliner. Devo dire che scrive anche sul glitter. È veramente facile da stendere perché ha la punta molto sottile. Ragazze, questo è il primo occhio terminato. Devo dire che una cosa eccellente di questa palette è che sono riuscita praticamente a fare un cut crease con i glitter con pochissimo fallout, anche se comunque il glitter vi consiglio sempre di usarlo prima di fare la base, e però veramente pieno, cioè guardate com'è saturo di glitter, e questa cosa mi è piaciuta veramente tanto. L'eyeliner è davvero ottimo. Nell'altro occhio andiamo a giocare un po' di più con i verdi, quindi vediamo di inventarci qualcosa di un po' più frizzantino. Via. Allora, quindi partirei subito con la transition. Sì, siamo sul ramo e sul verde. Oh signor, ardua scelta, ragazze. Ormai vado, facciamo una roba, un test proprio, via. Questi un po' più metallizzati scrivono molto meglio. Cioè, però i colori sono veramente magnifici, eh? Magari non hanno la scrivenza, cioè questi sì. Il marrone ho notato un po' che è l'unico che fino ad ora mi ha un po' lasciata non troppo soddisfatta. Vado a prendere il colore questo qui adesso ho applicato questo, vado a prendere un po' di questo e lo porto sul bordo per schiarirlo leggermente, lo sfumo che è un po' più azzurro. Mamma, come sono sfaccettati veramente, guardate, che poi in foto vengono malissimo, però lo porto anche sotto direttamente quello più scuro. So che voi siete favolose, vi ringrazio per tutti i vostri commenti incoraggianti che lasciate sotto i miei video. A questo punto io direi che dobbiamo mettergli un po' di rame, non l'abbiamo provato, mettiamogli il rame dentro, no? Oddio, sono orrenda in questo momento. Allora, io farei un piccolo cut crease proprio per evitare di fare veramente danni irreparabili. Prendo una goccia di P. Louise o di correttore, quello che avete. Vado un po' a definire la crease, anche se realmente secondo me ci voleva un azzurro, cioè un blu dentro. Ci sarebbe stato veramente bene un blu per andare a delineare meglio il cut crease. Adesso infatti lo vado a rubare da un'altra palette. Ok, mentre facevo il cut crease, mio marito ha fatto il caffè, dopo vado a berlo, ragazze. Allora, mentre facevo il cut crease, si è scaricata la fotocamera, quindi niente, riprendiamo dal cut crease. Intanto di qua ho messo le ciglia finte e ho lacrimato,
quindi si è un po' rovinato e anche le ciglia finte sono un po' vecchiotte, quindi niente di che. Detto ciò, andiamo a prendere, non ho messo il blu alla fine, voglio prima mettere questo che è il rame della palette. Oh, molto carino. Molto carino questo contrasto. Dunque, lo vado a stendere poi anche col pennello. Col dito viene su, che è un piacere. Proviamo col pennello. E voglio dirvi che è favoloso. Mi ricorda vagamente il foil di Nabla della Platinum. Guardate. Ma in versione rame. Molto molto bello. Ora cosa voglio fare? Siccome non vorrei andare a utilizzare un'altra palette, voglio prendere il marrone scuro, sempre di questa, e andare a scurire per dare profondità direttamente col marrone scuro. Vediamo se riesco a fonderlo un po'. Questo marrone è il colore che mi piace un po' meno della palette. Così. Lo porto anche sotto perché sennò mi sembra una scarpa e una ciabatta. Così, molto preciso. Andiamo a fare una bella V, così, e poi la riempiamo. Allora. Questo per me è un bel eyeliner per chi vuole iniziare a prenderci confidenza, che non si sente ancora pronta per quello col pennellino. Questo secondo me, perché ha la punta davvero sottilissima. Ed è un buon compromesso. Allora, questo è il risultato del secondo make-up terminato. Scusate, sono stata magari un filino imprecisa, però... a me è piaciuta molto. Ora ho comprato il Make Me Up della Berry M. Allora, la colorazione è minimalist, non so quanto starà bene con questi make up, però lo andiamo a provare, e è anche lui un rossetto a lunga tenuta matte. Sapete che io, se non è lunga tenuta, non lo valuto. È un rosa pescato. È un rosa pescato. Non male. Mi piace un sacco il rossetto, ragazze. È bello anche la texture, è sottile. È uno di quelli a lunga tenuta, ma proprio sottile. Quasi impercettibile. Ora lo faccio asciugare. Nel frattempo vado a mettere un illuminante qualsiasi. Allora, ragazze, il rossetto mi è piaciuto tantissimo. Ovviamente scelgo sempre colori nelle mie corde, vi prometto che cambierò un po' prossimamente per accontentare un po' tutte. La palette la ricomprerei perché mi piace un sacco l'abbinamento di colori che hanno fatto, lo trovo veramente
carino e fruibile, nel senso tranquillo comunque. Io ho fatto dei look un po' più così per vedere anche la scrivenza, perché poi look leggeri, insomma, si possono fare tutti i giorni. Sono molto soddisfatta. Ricomprerei tutto, il fondo è il miglior fondo in stick che io abbia provato fino adesso, devo dire la verità, voglio essere sincera, il correttore mi è piaciuto tantissimo e l'eyeliner anche, quindi secondo me Barry M è un brand promosso perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, lo lascio nella fascia del low cost, poco di più di Essence, ma proprio poco, e la qualità devo dire che c'è. Assolutamente promosso. Ragazze, per questo video è tutto, spero che vi abbia fatto piacere rimanere in mia compagnia e guardare un po' come performavano questi prodotti. Li potete trovare appunto sul sito di Look Fantastic, vi lascio il codice sconto. Io vi aspetto sulla mia pagina Instagram. Vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.